Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. I bar e i ristoranti dall'ultimo DPCM sono chiusi, possono solo effettuare eventualmente servizio d'asporto o consegne a domicilio. Un vero dramma per la loro economia. E ne parliamo con un ristoratore canavesano, il titolare di un ristorante e pizzeria di Rivarolo Canavese, Marco Gonella. Marco, ci sei? Sì, buongiorno. Buongiorno Marco, in collegamento remoto con noi, benvenuto. Grazie. Allora, prima emergenza pandemica, chiusura, poi finalmente avete riaperto, avete speso soldi e dimezzato i posti per riuscire a mantenere il servizio in tutta sicurezza e adesso di nuovo chiusi. Sì, sì, sì. Diciamo che non è una bella situazione. Dopo appunto l'impegno della nostra parte e anche i colleghi che abbiamo messo per separare, per contingentare gli ingressi, mettere in sicurezza un po' il tutto, ti trovi di nuovo chiuso, non è una bella situazione. No, difatti è un bel impatto per l'economia. C'è stato un tratto in cui si diceva persino che potevate comunque organizzare delle cerimonie all'interno del locale, dei pranzi, delle cene per battesimi, cresimi, cerimonie varie, però non più di 30 persone e comunque in tavoli da 6. Che io trovo una cosa strana, cioè assurda, anche perché poi se all'interno di un gruppo la gente si alza a un tavolo per andare a brindare con l'altro e quindi non so quanto possa servire. Voi ne avete avuti? Sì, per fortuna qualcosa ovviamente che abbiamo perso in primavera, quindi le comunioni, qualcuno è tornato nel periodo di settembre, ovviamente dimezzati via per un po' per i costi e le disponibilità e per i posti anche, però appunto trovo assurdo anch'io il fatto che poi nel parcheggio erano tutti assieme a salutarsi e poi venivano a sedersi diciamo al tavolo e dovevo metterli separati. Ecco, questo era un po' un paradosso, però per fortuna qualcosina si è fatto. Era un momento che stavamo anche un po' alzando la testa perché comunque la gente prendeva fiducia e tornava a uscire, e adesso appunto ci ritroviamo di nuovo punto a capo con la chiusura. Sì, qualcosa che scricchiano in queste misure, anche perché insomma, non so quanto possa essere fonte di contagio o mangiare o bere in un locale pubblico. No, certo, io ho visto qua, almeno nel nostro locale, hanno rispettato molto quello che erano le normative, quello che erano i nostri consigli, la cartellonistica all'ingresso e all'interno del locale, e quindi c'era un buon senso da parte della gente, anche senso civico. E il problema è che poi fuori o a casa ognuno può fare quello che vuole, quindi lì finisce quello che è un po' secondo me le regole imposte dallo Stato. E fonti di contagio nei nostri locali, bar, ristoranti, secondo me veramente non ce ne sono, perché vai a curare più che puoi le distanze, contingentare il tutto, quindi era secondo me uno dei posti più sicuri, a differenza di supermercati dove tutto il periodo estivo fino a appunto a questa chiusura potevi entrare in quanti volevi, trovarti nelle corsie uno in braccio all'altro, quindi non vedo qual era il problema, ecco, nel nostro settore. Sì, forse c'è qualcosa che scricchiola in queste, in sì, queste misure. E voi comunque continuate con il servizio d'asporto? Sì, solo serale, e ringraziamo anche ovviamente tutti quelli che ci sostengono, perché il fatto di doversi spostare, venire a prendere la roba, cioè comunque davvero grazie a tutti i nostri clienti che continuano a sostenerci, da me e come i nostri colleghi. Non si parla mai, e forse vengono penalizzati e l'indotto, i fornitori. Comunque un bar, un ristorante avrà dei fornitori, anche loro si vedono comunque dimezzate le forniture se non annullate. Certo, addirittura scendono, come è capitato ai nostri fornitori, scendono nella richiesta del minimo d'ordine. Questo vuol dire che pur di mantenere un contatto, pur di muovere un pizzico il lavoro, vai ad abbassare anche magari non guadagnando quello che possono essere le forniture. Quindi sicuramente quella è una fascia molto molto penalizzata, anche perché oggi più che mai, cioè, il nostro settore lavora
con i rappresentanti, con diverse aziende, e per avere comunque una scelta di prodotti ai diversi fornitori, e ovviamente tagli via i ponti con tutti perché non hai richiesta e quindi non riesci più a sostenere anche un discorso magazzino, ad avere forniture grosse da fare magazzino, e quindi sono penalizzati più che mai anche loro. Certo, anche perché si trattano di beni deperibili, quindi uno non può dire li acquisto comunque e poi le utilizzerò magari fra 6 mesi. E le misure economiche? Il governo a pioggia ogni tanto manda questi contentini, chiamiamoli così, perché effettivamente sono, se andiamo a vedere i costi che ha un locale, sono contentini. Che cosa dovrebbe fare invece? Ma allora, io personalmente ho visto anche gli aiuti arrivati diciamo nel primo lockdown. Devo dire che gli aiuti sono arrivati. Il problema qual è? Che tu mi aiuti, però poi mi chiedi di pagarti le tasse di anticipo IVA piuttosto che l'INPS, quindi alla fine quei soldi mi servono per andarti a pagare le tasse. È una presa un po' in giro, perché non ha senso, mi devi dare un aiuto per poter sopravvivere, quindi andare a pagare tutte quelle che sono le utenze, anche perché io è vero che sono chiuso, ma avendo i frigoriferi piuttosto che i congelatori, un minimo di riscaldamento lo devi accendere per mantenere il locale comunque a posto, e quindi sono aiuti che sì, vero, arrivano, però non è così comunque che si, secondo me deve ragionare uno Stato. Doveva usare quei soldi magari più per creare dei posti adeguati per la gestione Covid, e non andare a chiudere gli ospedali, far saltare quello che erano le visite degli oncologi piuttosto che altri reparti solo per il Covid. E diciamo che non è stata gestita proprio al massimo, via. Sì, perché quello che spaventa di più è comunque il fatto che il sistema sanitario possa andare in collasso. Sì. Infatti diciamo, ultimamente ho sentito una clinica qua nelle Foredhiese che è stata chiusa tutta la parte delle sale operatorie, dei reparti, per dare posto a 80 posti letto per il Covid, quando era una struttura che funzionava e continuava a far girare quel poco di pazienti per visite, controlli e anche operazioni. E adesso andiamo a trovarci un'altra struttura, sempre comunque nella zona vicino al Cannavese, anche questa chiusa per il Covid, e non ha senso. A sentire dai discorsi, le prospettive non sono buone per quanto riguarda questo Natale. Cosa ne pensi? Cosa pensi che accadrà? Ma allora, le voci sono tante. Noi speriamo appunto di poter riaprire, con la paura che già si vocifera di chiudere di nuovo altri 2 mesi a febbraio-marzo, gennaio-febbraio, ecco. Quindi non so cosa sia meglio, se sfruttare magari appunto il Natale per quanto riguarda di far alzare un po' l'economia, ma poi mi fai di nuovo richiudere, mi dai di nuovo 2 soldi per sopravvivere, ma siamo appunto a capo, quando invece bisognerebbe trovare il modo di bloccare, di fermare questa pandemia, o comunque andarla un attimino a controllare, ecco. Certo, forse è stato sottovalutato il periodo estivo, quando c'è stato un liberi tutti, e questo ha rialzato la curva. Quello sicuramente, e pensiamo anche allo Stato che ha dato dei soldi per poter andare in ferie, cioè per potersi spostare, e non ha senso, perché adesso c'è una doppia spesa anche per noi contribuenti. Questi soldi da qualche parte ce li chiederanno, magari non sarà quest'anno, cioè sarà il prossimo, però si è fatto carico di veramente una spesa, come si dice, molto alta come costi. Tu hai le bonus vacanze, il bonus biciclette, non so quanto serviva, il bonus monopattino, e ancora adesso dei soldi a fondo perduto per tutte le categorie che hanno fatto chiudere, e creiamo solo un buco su un altro buco a livello economico. Certo, sì, senza dubbio. Inoltre non è solo la questione del titolare del locale, perché ci sono i dipendenti, e poi molti locali, così come il tuo, è a conduzione familiare, quindi si parla di un'intera famiglia che è in questa situazione. Sì, perché ovviamente vai a bloccare tutto quello che era un percorso di vita
a livello lavorativo, nel nostro caso familiare, quindi tre famiglie, dove non hai delle certezze per questo periodo, di nuovo un mese, 2 mesi, non si sa neanche, appunto, tornando al discorso della riapertura Natale. Quindi, con i soldi che dà lo Stato, uno dovrebbe farsi veramente due calcoli e dire 50 euro a te, 50 euro a me, perché devi comunque fare la spesa, devi mangiare, far fronte a tutto quello che sono le spese fuori dall'ambito lavorativo, ovvero di una gestione di una casa, dalle bollette, dalle medicine, far la spesa, tutto quello che concerne. Certo, anche perché si parla dei costi dei locali, però cioè, coloro che hanno un locale hanno comunque una casa e hanno comunque i costi della casa, perché non c'è stata nessuna diminuzione sulle bollette, delle No, utenze. anzi, devo dire che da inizio anno oggi un po' tutte le utenze, almeno quello che ho potuto vedere io, sono aumentate. Non trovo corretto questo, cioè lì dovevano mettere una sospensione, almeno la tassazione, ti pago il consumo perché ovviamente ho consumato della corrente o del gas, però almeno le tasse potevamo risparmiarcele, ecco. Come anche le tasse comunque a livello lavorativo. Perché proprio in questi giorni è arrivato l'anticipo IVA. Sì, grazie, mi arriveranno prima o poi questi soldi dallo Stato, ma serviranno per andare a pagare anche quelle tasse, quelle cose lì. Non Certo, bastano, ecco. sì, capisco perfettamente. E, a livello comunale, cosa dovrebbe fare il comune per aiutarvi? O sta facendo comunque qualcosa per aiutarvi, per aiutare il commercio in generale? Ma dal mio punto di vista non vedo iniziative da parte del comune. Non lo so, perché comunque il territorio di Rivarolo è comunque un territorio grande, dove comunque abbiamo un bel bacino d'utenza come popolazione. E ovviamente più che incentivare diciamo la popolazione ad andare nei locali, comunque per l'asporto, io ho visto anche dei bar aperti che stanno lavorando bene la mattina. Quelle 3 ore con i caffè, che prendi il caffè e te lo bevi sul marciapiede. È un po' un paradosso perché comunque non cambia niente da berlo dentro il locale e andare via o berlo fuori sul marciapiede quando vedi comunque anche magari 2 o 3 persone ferme lì. Quindi non è che non, delle abitudini, certe abitudini non le puoi fermare. E il comune in questo momento non lo vedo molto presente. Come iniziative, quello no. E sinceramente non avrei neanche idea cosa potrebbe inventare, perché comunque non è colpa anche del comune, cioè da parte da Roma, parte un blocco totale dallo Stato o comunque regionale, è difficile gestire una situazione del genere. Certo. Lanciamo un appello al governo, alla regione, insomma, ai piani alti. Non so, suggeriamogli qualcosa. Ripeto, è difficile in questo momento andare a dare anche consigli, perché comunque è una situazione veramente difficile. Quello che uno potrebbe pensare in una riapertura è comunque di andare magari a controllare, ma non il controllo per andare a fare una sanzione, per multare, proprio per far andare bene le cose. Quindi io ho a disposizione 100 coperti, bene, ci sarà un vigile che passerà e mi dice: mi fai vedere, i tuoi posti sono quelli, non ne hai di più, come gestisci questa situazione? Quindi avere anche un consiglio, un aiuto, non che devi telefonare all'ASL piuttosto che o carabinieri o vigili per chiedere un consiglio quando potrebbero venire e darti loro delle direttive, darti degli ordini, diciamo così, per gestire al meglio quello che è la pandemia, chiamiamola così. E anche se nel nostro territorio nella prima ondata non c'è stato flusso così di malati, di contagiati. Adesso purtroppo se ne sente molto di più. Però secondo me un po' col buon senso di tutti e senso civico e delle regole come è andato finora, io visto che la nostra categoria, almeno sul territorio, abbiamo rispettato tutti quello che ci è stato imposto e quindi si richiede di riaprire, ovviamente, specialmente per dicembre. Certo, speriamo che ci pensino, ascoltino, perché comunque non dico che vedano magari la nostra intervista, anche se secondo me sì,
Però comunque, visto che questa è una voce comune che parte da tutte le zone rosse d'Italia, speriamo che ci riflettano e decidano quindi di farvi riaprire. Grazie mille Marco per essere stato in collegamento con noi. Grazie, sempre un piacere. Buon Piacere nostro lavoro. davvero, grazie. Grazie, a A presto. presto, a presto. Continuate a seguire Obiettivo News e la prossima puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. Buon proseguimento.